Faro è sempre un momento emozionante ed emozione ce n'era tanta alla darsena centrale del porto di Fano che, nonostante la temperatura gelida, molti non sono riusciti a contenere qualche lacrima di commozione. Un giorno molto importante e per noi assume un valore ancora maggiore perché praticamente è la prima barca di questa nuova gestione della società che è stata rilevata recentemente e con la quale abbiamo pianificato un investimento importante nella città di Fano e quindi l'ampliamento di un settore che è già in anni precedenti, 20 anni fa circa, ha portato molto benessere alla città e ci auguriamo di poter essere compartecipi di una nuova era di benessere e di progresso nella città di Fano sotto il profilo appunto della cantieristica navale e dello yachting. Benessere e rispetto ambientale sono due principali leitmotiv della realtà cantieristica di Wider. La nostra mission è creare un'azienda veramente al passo coi tempi, quindi attenta a tutto quello che può essere benessere in maniera diffusa. Il benessere intendo dire il benessere delle persone che lavorano, dei cittadini, il benessere di chi vive a bordo della barca, quindi partendo dall'ibrido elettrico e quindi da questo tipo di propulsione dell'imbarcazione che rende possibile una forte riduzione delle emissioni di CO2, ma anche il cantiere stesso. Il cantiere abbiamo già installato una prima quota di fotovoltaico, quindi dovremmo nel tempo a completamento andare in autosufficienza proprio senza consumare energia che non sia prodotta da fonti rinnovabili. E al tempo stesso la società si sta muovendo anche in altri ambiti. Grande soddisfazione e orgoglio per la proprietà, che inaugura questo 2024 con un eccellente risultato. Il giorno in cui variamo questo meraviglioso pezzo, che è frutto del lavoro di Fano, del lavoro di tantissima brava gente che ogni giorno viene a lavorare qua. Quindi bisogna dare merito soprattutto alla inventiva, manualità, ingegnosità di un gruppo di persone fantastico che andrà a crescere sicuramente nei prossimi anni. Oggi si vara un catamarano, propulsione ibrida, di quanti metri? È un 28 metri, disegnato dall'architetto Luca Dini, una barca direi unica al mondo per le caratteristiche di layout della barca, è l'unica ad avere una cabina armatore sul ponte di coperta, ha circa 20 kW di pannelli solari, propulsione elettrica. E diciamo che Fano diventa l'amaranello delle imbarcazioni ibride al mondo. La lussuosa villa galleggiante rimarrà ancorata nella darsena centrale e potrà essere ammirata dai cittadini ancora per almeno altri 2 mesi. Poi partirà per le isole del Mediterraneo. Una barca in un porto è al sicuro, ma le barche non sono fatte per questo, devono navigare.